E sono qui nello stand di Animazione Eventi con la signora Chiara Beccati. Ciao Chiara, grazie anche a te per rilasciarci questa intervista. Allora, raccontiamo al pubblico che ci segue da casa Animazione Eventi chi è e che cos'è. Allora, è praticamente un'associazione che è nata ormai da più di un anno effettivamente, e che si occupa principalmente di animazione appunto per bambini ma a 360 gradi anche per adulti e di intrattenimento a tutti gli effetti. A proposito di animazione eventi, so che voi avete in atto un progetto. Spiegaci un attimo a chi si rivolge e qual è lo scopo di questo progetto. Certo, eh, si tratta del progetto Non solo Sposi ed è un progetto appunto che nasce da Animazione Eventi per tutte le difficoltà eh, diciamo che ci abbiamo riscontrato eh, nell'organizzazione in generale di qualsiasi tipologia di evento e che quindi si rivolge a qualsiasi tipologia di target. Allora, a proposito del vostro lavoro, vorrei che tu ci dicessi proprio in senso stretto: animazione eventi. Quindi voi vi occupate di animazione, giusto? Esatto, sì, principalmente sì. Avete, so che mi hai anticipato prima una chicca, magari vogliamo dirla a chi ci segue da casa. Avete fatto di recente anche un matrimonio che vi ha resi un attimino noti, dici pure quale? Sì, si tratta infatti del matrimonio appunto l'anno scorso di Belen Rodriguez e Stefano De Martino a Cipicchia, due nomi diciamo noti al mondo del wedding e come avete coadiuvato e collaborato al, al matrimonio di, di, Mon di Belen? Abbiamo collaborato diciamo, con la loro wedding planner che è Giorgia Matteucci eh, noi ci occupavamo direttamente della parte relativa appunto ai bambini quindi avevamo un'area completamente da allestire e questi relativi bambini diciamo, presenti al matrimonio ovviamente da intrattenere e da animare Per tutta la durata del ricevimento? Assolutamente sì, quindi è durato diciamo fino a tarda notte. Ho capito, ma dici anche, ma tu sei una di quelle che, che va con le mani in pasta, quindi proprio con i bambini ti butti, ti travesti, cosa fai? Allora, io parto diciamo con il discorso principalmente di trucca bimbi, quindi a livello proprio artistico, professionale ehm, e poi non solo quello, cioè bolle di sapone giganti con uno spettacolo che oltretutto stiamo creando in collaborazione con il nostro mago ehm, e poi... Ahimè, sono anche cameriere pazzo, quindi per intrattenimento di adulti. Eh, non si direbbe pazzo, però non si direbbe. Ascolta, so che vuoi anche raccontarci una cosa molto importante del tuo lavoro. Hai una proposta, diciamo, commerciale un po' diversa e soprattutto nuova. Eh, spiegaci quale. Dunque, eh, noi siamo praticamente un gruppo di ragazzi che si sono aggregati, quindi messi insieme nella creazione appunto di questo progetto, innanzitutto per semplificare sostanzialmente l'organizzazione di qualsiasi tipologia di evento, eh, a partire dal classico compleanno, ma anche semplicemente una laurea, un regalo speciale, una proposta di matrimonio, fino ad arrivare proprio al matrimonio vero e proprio, che è uno degli eventi, diciamo più complicati da gestire e da organizzare. Ma come si avvicina una futura coppia di sposi al tuo lavoro, eh, badando soprattutto ai costi, ai prezzi? in maniera molto semplice appunto eh, e molto conveniente anche, nel senso che sono eh, effettivamente gli sposi stessi a dirci quello che sognano del loro matrimonio e quanto vogliono spendere, quindi in modo da poter arrivare il giorno stesso delle nozze senza brutte sorprese, senza eh, trovare complicazioni proprio nella realizzazione del loro evento. Allora, prima di salutarci, quindi Animazione Eventi è tutto, eh, lavorate in tutto il territorio? Assolutamente sì, ci spostiamo anche nelle isole, quindi anche Sardegna e Sicilia, senza nessun problema. Quindi Chiara Beccati, ovunque, se avete bisogno di un'organizzatrice, di un'animatrice dei vostri eventi, non mi resta che chiamare Chiara Beccati. Grazie, Chiara, e grazie al tuo staff di Animazione Eventi. Grazie a voi. Ciao. Ciao.